Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. Primo lancio col paracadute per il sindaco di Asti, Maurizio Rasero. È avvenuto nella mattinata di ieri, quando Rasero, in collaborazione con il parateam di Asti, ha onorato una promessa fatta qualche settimana fa. Ero andato alla serata dei veterani dello sport a Valmanera, ospite il parateam col campione Claudio Borin, e sono rimasto affascinato. Così ho promesso loro che appena sarebbe stato possibile lo avrei fatto. È successo ed è un'esperienza unica che consiglio a tutti, ha detto il primo cittadino. Doccia fredda sul sindaco di Rocca d'Arazzo, Marco Maggiora. 8 consiglieri hanno inviato una lettera nella quale sono contenute le loro dimissioni. Oltre al sindaco, solo il suo vice Sorgon e la consigliera Angela Vidano non hanno firmato l'uscita dal consiglio comunale. Gianni Avidano, storico sindaco di Rocca dal 1990, spiega le ragioni di tale clamoroso gesto. Era da un po' di tempo che le cose non andavano bene. Diciamo che si lamentava uno scarso coinvolgimento del consiglio comunale nelle decisioni che venivano prese dal sindaco, e questo non ha fatto che scoraggiare i consiglieri, sia i più giovani che i più anziani. Grande serata di pugilato allo stadio di Asti. Venerdì scorso, di fronte a una buona cornice di pubblico, la Skull Box canavesana festeggia un tristi successi. Se lo svizzero Marius Antonietti, che si è allenato con coach Greg Waldo nelle settimane precedenti al meeting, vince i punti, giungono conferme anche dal professionista di casa Nurdin Hassan, e soprattutto Etinosa Olia si conferma campione d'Italia dei pesi medi. E il Ciapo batte i punti il pugliese Francesco Lezzi, mandandolo al tappeto alla quarta ripresa. Giudizio unanime, 98-92, 99-91 e 190 lo score in favore del diamante della Skull Box. In un venerdì magico, Olia resta tricolore e per lui si aprono così le porte di una succosa occasione europea nel futuro prossimo. Con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti è il suo giornale.